Allora, oggi abbiamo un video un po' diverso che ritengo molto interessante e che ci tenevo a fare. Questa settimana sarà piena di contenuti e quindi volevo apparirla in modo degno. Allora, questa cosa che assolutamente volevo fare: quale sarà il mio prossimo iPhone? XS Max, tanto amato all'inizio, però mi sono reso conto ora col tempo di aver fatto un po' una bella stronzata, scusate le parolacce. Mi sento di aver fatto un grave errore a prenderlo, perché a inizio 2021 un iPhone di fine 2018, certo ricondizionato a un ottimo prezzo, però è già da cambiare. E quindi vi voglio illustrare, vi voglio portare con me nella scelta del mio iPhone, del mio prossimo iPhone. Ovviamente non è che ora lo acquisto, però è un video molto teorico, con ipotesi teoriche assolutamente, quindi guarderemo sì i prezzi, ma non così, non gli daremo così tanta importanza. Parto subito facendo un taglio gigantesco. iPhone OLED. Io penso che con l'OLED non riuscirei a tornare indietro a livello di schermo, perché io con l'iPhone ci faccio veramente tutto e lo tengo sempre molto spesso in modalità scura. Quindi l'OLED per me è una grossa necessità e quindi mi porta ad avere dei prezzi molto alti. E ovviamente ho un XS, che faccio? Vado all'X, resto su un XS, quindi devo partire da iPhone 11 Pro. E io già mi sto maledendo, perché il prezzo minore di iPhone 11 Pro ricondizionato in condizioni decenti, un prezzo di 715 euro. E quindi di modello in modello, perché alla fine l'11 Pro ora è come l'anno scorso l'XS Max, mi viene a costare un sacco di più, neanche l'11 Pro Max. L'11 Pro. E quindi non so cosa fare, perché io da videomaker ormai, cioè, mi ci sto approcciando in modo, posso dire, professionale. Fare un po' di viaggio ora, quindi voglio avere una bella macchina, però mi viene a costare veramente tanto. Beh, qui io i prezzi te l'ho presi da Idealo. Se vado anche su Trendevice, l'11 Pro 529. Non è che me lo prendo proprio nelle condizioni più di merda. Ti faccio, me lo prendo argento, 64 giga, grado A, mi viene a costare già 579, che non è mica poco. Metto colore a sorpresa, così siete contenti, non mi scassate. 5,49, aiuto. No, io non posso andare avanti con un XS che mi porta a fine giornata in modo abbastanza scarso. Cioè, no. E quindi vado, cioè, o me lo trovo, boh, da qualche parte un altro iPhone. Io ho bisogno di riprese decenti, ho bisogno di certe cose. Quindi, ragazzi, non so veramente cosa fare. Sono perché mi rendo conto da solo che dai, da cambiare, però non so cosa prendere, perché iPhone 13 già ricondizionato mi viene a costare un casino, cioè il prezzo è come nuovo. 13 Pro, vabbè, non parliamone. Un iPhone 12 mi viene a costare 609 euro, però sarebbe un bel acquisto, cioè non lo so, sono un po' indeciso. Proprio il prezzo minimo è quello. Poi io me lo prendo in grado A, neanche in grado B, mi viene 6,29. Vi sembra poco? A me no. Poi già il 13 così mi sa, il 12 così mi sa veramente di piccolo. Abituato a un XS Max quel telefono, ma perché lo, cioè io sono uno che sull'iPhone ci guarda i film. Ora che ho il Mac neanche tanto, però comunque mi capita molto spesso. Tutto un po' un casino. E poi a me serve tanta batteria. Io con XS all'inizio ci facevo due giorni no, ma un giorno ci arrivavo sempre a fine giornata, con un utilizzo stress di tante ore. Ora no. Io non so cosa fare, perché poi se devo ragionarmi anche, spendo meno e lo cambio ogni anno, oppure spendo di più e me lo tengo per più tempo. Perché ovviamente il 13 Pro, do cazzo li prendo i soldi. Già li devo per forza chiedere a mia mamma, perché ovviamente ora ho veramente pochi soldi.
Già questo mi scoccia tantissimo. Quindi se sapete, se conoscete qualche trucco, ditemelo qua sotto nei commenti, era un video un po' diverso. Un po' una merda. Ah, se non ve ne fosse accorti, alert parolacce.